L'oncologia di Careggi si trasferirà nel nuovo CTO, ma non prima di 3-5 anni. Nell'attesa l'inaugurazione della nuova rianimazione era necessaria per rispondere alle recenti indicazioni sulle terapie intensive, che mettono al centro migliori e più umane relazioni tra paziente, medico e familiari. Dunque una nuova struttura dove i parenti possono essere presenti 24 ore su 24, operando così per la guarigione del malato insieme ai medici, agli infermieri e agli psicologi. Il professor Raffaele De Gaudio dirige la struttura. Abbiamo deciso di dare questa apertura, di eliminare completamente gli orari delle notizie ai parenti e diamo disponibilità ai parenti di poter stare all'interno del reparto in tutte le ore in cui ovviamente è possibile, durante il giorno e volendo anche durante la notte. È stato dimostrato che il 70% dei parenti di ricoverati in terapia intensiva soffre di psicosi depressiva e il 30% è a rischio di una sindrome post-traumatica da stress. In Italia reparti strutturati per evitare queste conseguenze familiari esistono a Careggi, anche a neurorianimazione e poi a Milano e Torino. L'assessorato alla salute della Regione Toscana è stato l'unico in Italia a dare una disposizione specifica in questo senso nel marzo del 2009.